Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questi autotreni, parlo solo dei rimorchi Wilson Trailer. Ve li presento per due motivi: uno perché vabbè, ogni tanto sono solito a presentarvi le robe XXL, quindi roba americana, roba grossa, e in secondo piano perché questi sono, diciamo, sono delle mod di un amico mio americano, un modder che mi ha fatto dei grandi favori e è stato gentile in certe cose, quindi diciamo è un modo mio per ripagarlo, e comunque anche perché è una buona mod. Adesso non so se magari ci saranno gli appassionati della Big America, delle robe grandi, ok, ma di sicuro questi carri non vanno usati nella no name map, ecco, tanto per prenderne una a caso. Allora, sono, come vedete, sono dei semi rimorchi. Guardate un attimo. Sono dei semi rimorchi, vi verranno dati, diciamo, con due livree, questa qui bianca e il suo fratello gemello nero di là, che andremo a vedere dopo. Insieme vi verranno dati questi dolly, vengono chiamati nel come nome modo, insomma, e tengono come capacità, questa tiene 20.000 e questo qui tiene 50.000. Hanno come particolarità, purtroppo non hanno dirt, non hanno niente proprio di speciale, comunque sono carini, sono al proprio americana, perché vedete che hanno lo scarico a tramoggia, quindi non sognatevi di ribaltare, anche perché penso che alzare una roba del genere veramente sia anche un po' rischioso. E per resto, come modello è buono, io penso anche tutti voi, non so se abbiate mai visto dal vivo una roba del genere, anche a me piacerebbe vederla. E comunque ho guardato un po' le foto, così è parecchio fedele, come pneumatici, cerchi, eccetera, dettagli. Qui avete, diciamo, le carte rifrangenti della 3M, anche avete le luci di posizione, anche perché ci vogliono per una roba del genere, laterali, per come il cassone è a posto, non ha collision, perché vedete, potete tranquillamente passarci in mezzo. E basta, come altro non ha praticamente anche la possibilità di chiudere il roof, quello sopra, diciamo la copertura, con il tasto 7 che poi andremo a vedere. Molto carina la texture, che sembra fatta di tessuto, eccola qua. Come, vabbè, diciamo texture nelle scritte eccetera, non è il massimo, comunque ok, accettabile. Vedete che potete anche attaccarlo dietro, che c'è un gancio traino, anche se non penso che comunque si agganci in questo sistema, comunque va bene lo stesso. E per il resto niente, non ha nient'altro di particolare, peccato per la mancanza dei cavi di aria eccetera dietro, di corrente e tutto. E basta, per il resto diciamo non ha niente di particolare. Ovviamente è fatto, ripeto, per le grandi distese. Io qua sono una mappa americana, vedete in che condizioni sono, guardate che robe. E basta, per il resto è ok, problemi non ho riscontrati finora e niente. Adesso lo carichiamo un attimo, poi andiamo a scaricare, così per fare una cosa un po' completa. Qua il mio caro 15, bella moda anche questa, che non l'ho neanche presentata. Eccoci qua, scarichiamo. Vedete che c'ha le due tramoggie divise. Ho notato un po' la differenza. Adesso tu scarichi lo stesso. Sì, io scendo, spero di sì. No, lol. Ho notato la differenza di texture tra il mais qui e il mais dietro qua. Vedete che sono un po' differenti. Comunque, niente di orribile. Dai, scarica un po'. Eccolo qua che si riempiono. Sarebbe stato bello se si riempisse uno alla volta, però riempendo quella di sinistra o destra o avanti e indietro, come volete, non cambia assolutamente niente. Peccato. Eccoci qua, ma abbiamo svuotato anche il 15. Avevo anche il buzzer di là, però ho usato questo qua. Ho anche già preparato un bel video. Eccoci qua, andiamo. Questo camion qua è peggio di una Formula 1, guardate che razza di accelerazione. Ok,
Facciamo un giro. Mappa qua, ragazzi, ha dei quei campi. Non so se sia pubblica, non so da dove sia tirata fuori. Me l'ha passata appunto il mod qua, dei campi che neanche con seminatrici da 80 metri non riuscite a seminarli. Sono veramente mostruosi, non si vede neanche la fine. Sembra di essere sulla luna. Ok, siamo arrivati in farm. Eccoci qua. Ah vabbè, tasto 7, chiudete il roof, eccolo qua. Abbiamo i fari di posizione, che poi comunque andiamo un po' di notte così li vediamo meglio. Eccoci qua, andate sotto con il tasto Q, scaricate, solito. Qua si aprono le tramogge e via. Eccoli qua. Parti con del fumo, tramogge che portelloni che si aprono e si chiudono. Ok, usciamo da qua. Bene, adesso non faccio passare un attimo il tempo, così vediamo un po' i fari di notte. Ok, non guardate il camion che è fluorescente. Qua queste sono le luci, molto carine. Frecce non ne ho viste, qui ci sono solo, diciamo, i fanali e basta dietro. Qua lo sgancio perché faccio flash di nuovo. Oddio, cos'è? Piove? No, ok. Bene ragazzi, è finita la presentazione qua. Un'altra cosina, ci sono i piedini di stazionamento che si sprofondano un po' per terra, mi sembra, o no? Sì, un pochino, non so se sia il ground oppure il carro, penso sia il ground. E niente, basta, questo è il carro, vabbè, avete insieme nello stesso pacchetto avete questo qui nero, eccolo qua col suo dolly dietro. E basta, spero vi sia piaciuta la mod. Abbiamo, diciamo, un po' staccato dalle solite cose abbastanza semplici, piccoline. Qui siamo ovviamente in un altro pianeta. Comunque, a chi piace giocare in questo stile, in questo modo, glieli consiglio. Sono veramente ben fatti, utili anche per fare, diciamo, solo questo tipo di lavori, perché veramente sono anche a fare manovre, eccetera, impossibili. Vi lascio, vi ringrazio, ringrazio ancora per i 15.000 iscritti fatti ieri, grazie a tutti, veramente non finirò mai di ringraziarvi. E niente, io procedo, continuo e ci sarò sempre, vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!